Da 4 mesi gli sfollati di Teramo, qualche migliaia, non percepiscono il contributo di autonoma sistemazione. Un ritardo dovuto alla solita burocrazia, al pensionamento cioè di un dirigente regionale del COR che non c'è più e che non può materialmente firmare le disposizioni. Una situazione paradossale che getta nella disperazione più nera tante famiglie. Per pagare l'affitto molti di loro sono costretti a chiedere prestiti in banca. Dopo 4 mesi ovviamente le difficoltà sono, per qualcuno diventano drammatiche, perché poi i proprietari non è che stanno ad ascoltare i problemi dei vari singoli sfollati e quindi devono chiedere dei prestiti. E quindi ci siamo rivolti praticamente alla regione per sapere praticamente le cause di questi ritardi. È stata pure dura parlare con qualcuno, dobbiamo dire. Alla fine ci siamo riusciti e alla fine stendevamo a credere che il problema fosse stato questo che abbiamo accennato, cioè praticamente i soldi ci stanno, sta tutto pronto, cioè, e manca semplicemente una firma di un dirigente che non c'è, cioè in regione mancherebbe, perché noi non lavoriamo in regione, mancherebbe un dirigente che non è stato ancora sostituito, e quindi per questa firma che manca praticamente... E nessuno può firmare. Ecco, infatti noi da sprovveduti ci chiediamo, ci sono tanti dirigenti pagati, perché non è un provvedimento a rischio, questi sono praticamente un provvedimento che ormai è un atto dovuto sostanzialmente, quindi che qualcuno non possa firmare in alternativa questo provvedimento, sentiamo a crederlo, e ovviamente ci lascia basiti, e questi contributi servono un pochettino a tenere buone le persone, no? Perché alla fine quando uno riesce in qualche modo a pagare l'affitto anche con tante difficoltà, se ovviamente avranno problemi pure su queste cose qua, si troveranno tanti problemi anche i cosiddetti politici. Tanto il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto è di ritorno da Roma, dove è intervenuto in Commissione Ambiente e Territorio della Camera e dove ha chiesto con forza di modificare il decreto sisma, alleggerendolo appunto dalla burocrazia.